Ben ritrovati, proseguiamo l'argomento già iniziato qualche mese fa sulle ammiraglie della Nikon, quindi le Nikon F, F, F2, F3, F4, F5, F6. Oggi abbiamo la possibilità di avere una Nikon F2 Titan. F2 Titan, ovviamente una delle più belle delle F2, ma vediamo un po' la storia delle Nikon F2. Vengono iniziate a costruire nel 1971, quindi ci sarà sul mercato una sovrapposizione tra Nikon F ed F2. E la Nikon F2 ovviamente ha soluzioni innovative rispetto alla Nikon F, e poi le vedremo. Incorpora dei mirini esposimetrici, inizialmente DP1 e DP2, e nel 70 uscirà con i mirini DP11 e DP12. Perché nel 77? Perché nel 77 la Nikon ha messo in commercio gli obiettivi AI. Obiettivi AI, quindi non ci sarà più bisogno di fare la preselezione sui fotomici o sui corpi macchina, bensì sarà possibile avere il sistema di simulazione diretto sul fotomic. Quindi ci eviteremo di dover fare la simulazione, e in quanto questi oggetti, Nikon F, F2 e tutte le ammiraglie, sono oggetti destinati ai fotografi professionisti, a volte nella velocità ci si poteva dimenticare di effettuare la preselezione, quindi con una valutazione esposimetrica enormemente errata. Per quanto riguarda gli obiettivi AI, abbiamo fatto un video dedicato, quindi è spiegato bene il funzionamento di questo sistema. Cosa ha di più la Nikon F2 rispetto alla Nikon F? Allora, innanzitutto ciò che è molto utile è una cerniera del dorso che permetteva quindi un rapido accesso al vano pellicola. Inoltre la batteria dell'esposimetro non è più all'interno del fotomic, ma integrata nel corpo macchina. Per quanto riguarda il resto, le soluzioni sono molto simili. L'otturatore è un'evoluzione di quello della Nikon F, perché ci porta a un 2 millesimo di velocità massima e a un 1/80 di tempo di sincro flash. Vediamo ora le differenze che ci sono all'interno rispetto a quelle della Nikon F, che, come ricordate, abbiamo visto nel precedente video. Vista dall'interno, questo è il frontale e questo è il body della fotocamera. Come vedete, include l'otturatore, le tendine dell'otturatore, i sistemi di caricamento, nonché il vano batterie di cui parlavo. Il sistema del box reflex è evoluto, ma abbastanza semplice, quindi privo di inconvenienti. Ritornando alla nostra F2 Titan, questa è dotata di un DP2, cioè esposimetro con diodi LED per la visualizzazione dell'esposizione. E il precedente, il DP1, anziché avere diodi LED, aveva l'ageo, cioè il galvanometro per farci vedere qual era il corretto andamento dell'esposizione. Cosa dobbiamo dire dell'aspetto tecnico di queste Nikon F2? Allora, cose più importanti da controllare quando si ha in mano uno di questi oggetti. Innanzitutto la velocità delle tendine dell'otturatore. È necessario che sia accurata soprattutto per i tempi veloci, quindi sulle esposizioni molto veloci, da un 1/500 a un 2 millesimo, è importante che questa velocità sia molto accurata. Inoltre, quello che c'è sempre da vedere è il vano batterie, perché spesso si dimenticava la batteria all'interno del vano batterie, o spesso si dimenticava tramite questa leva di chiudere l'interruttore, che evitava alla batteria di scaricarsi inutilmente, e quindi si aveva un problema sul vano batterie, che creava proprio la rottura dei contatti di alimentazione. Quindi in questo caso il fotomic, che fosse stato ad ago o a diodi, non poteva funzionare. La Nikon F2 non ha altri problemi conosciuti importanti. Normalmente queste sono le riparazioni che avvengono maggiormente. Per quanto riguarda il fotomic, invece, è un argomento più delicato, in quanto spesso è necessario eseguire una revisione completa del sistema del reostato per l'eliminazione dei falsi contatti nella lettura esposimetrica. Per cui più sono vecchi, più possono avere questo tipo di problematica. Normalmente le cellule andavano a esaurimento, per cui spesso è difficile calibrarli su tutta la gamma dei tempi,
per cui ogni F2 viene considerata a sé. Pertanto vi ricordiamo che qualora ne entraste in possesso sarebbe il caso di effettuare un check-up, perché questo vi permette di sapere se il prodotto che avete è affidabile senza sprecare inutilmente pellicola per fare dei test. Altro piccolo difetto ricorrente è il danneggiamento dell'interruttore di accensione, che viene comandato, come abbiamo visto prima, dalla leva di carica. E se le batterie permanevano inutilmente nel corpo macchina, poteva ossidarsi insieme ai contatti, e anche quella è una revisione che va quasi sempre eseguita. Non ci sono quindi altri difetti importanti su un prodotto che, essendo professionale, è ben concepito, ben strutturato e quindi affidabile anche dopo decenni. Chiudiamo poi con dei particolari di questa bellissima Nikon F2 Titan. La verniciatura ovviamente è particolare, la vedrete nei dettagli. Il photomic anche è sempre in titanio. E questo è un esemplare molto molto ben tenuto, e quindi siamo orgogliosi di poterlo avere. A presto per un nuovo video sulla Nikon F3.